Ancora pochi secondi e cominciamo la nuova puntata audio podcast. Sono Carlo Pagliai, un ingegnere urbanista che ha deciso di condividere i migliori consigli e tutte le informazioni per poter effettuare una compravendita immobiliare sicura e senza sorprese sul lato della conformità e della rispondenza. Naturalmente puoi ascoltare questo podcast mentre viaggi, mentre fai sport o semplicemente mentre vuoi rilassarti e anche fare formazione in contemporanea. Puoi ascoltarmi sulle migliori applicazioni come iTunes, Spreaker, Google Podcast e tantissime altre. Bene, cominciamo subito perché oggi dobbiamo parlare dell'abitabilità in deroga. Vai con la sigla! Compravendita conforme, il podcast sugli immobili conformi prodotto da Carlo Pagliai. Bene, oggi parliamo dell'abitabilità in deroga e quando si parla di abitabilità si deve fare riferimento alle versioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del testo unico oppure a quelle che sono state rilasciate in seguito al condono edilizio. Infatti da quando è entrato in vigore il testo unico la procedura e certificato di abitabilità è stata fatta confluire in quella che è diventata l'agibilità, che vale per tutte le categorie, destinazioni d'uso eccetera. Cioè da quando è entrato in vigore il testo unico l'abitabilità viene rilasciata con l'agibilità, cioè sono state appunto fuse insieme, mentre in passato l'abitabilità valeva solo per gli immobili a uso residenziale e l'agibilità per quelli a uso non residenziale. Per maggiori approfondimenti potete ascoltare l'apposita puntata podcast che potete trovare scorrendo indietro, oppure nell'apposito video nel mio canale YouTube, oppure nei tanti articoli che ho pubblicato nel mio blog www.studiotecnicopagliai.it. Cos'è l'abitabilità in deroga e soprattutto in deroga a che cosa? Si sta parlando di quella specifica fattispecie disciplinata dall'articolo 35 della legge 47-85, cioè quella del primo condono edilizio. Si sta parlando appunto dell'abitabilità che veniva rilasciata automaticamente insieme alla concessione a sanatoria, cioè alla chiusura del condono. Il comune proprio ti rilasciava il certificato che dichiarava l'abitabilità a tutti gli effetti. Procedura un po' particolare proprio perché il comune la rilasciava automaticamente senza invece operare nelle altre maniere, soprattutto in deroga a cosa? Perché questo è il punto nodale. Diciamo la deroga alle normative regolamentari, ma non significa questo che era una deroga indiscriminata a tutto. Cerchiamo di approfondire meglio perché è un po' il punto importante di tutto l'argomento. Vi do un riferimento preciso che è l'articolo 35,19 della stessa legge sul condono e diceva che a seguito del rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria e quindi rilasciata proprio col condono, veniva rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica attestata dal certificato di idoneità statica di cui alla lettera B eccetera eccetera. Ora devo omettere questa parte, ma il punto è questo: in deroga, l'avete sentito, anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari. Perfetto, quali sono i requisiti fissati la norma regolamentare? Cosa si intende? Facciamo riferimento a un immobile residenziale, un appartamento. In un comune, ad esempio, viene prescritto in un regolamento che l'altezza minima degli appartamenti debba essere, che ne so, 4 metri, via, esageriamo. E il comune comunque concede la concessione a sanatoria perché c'è un cambio d'uso di un, non so, un fondo al piano terra che da ufficio diventa appartamento, alto 3 metri. Posso derogare a questo aspetto di norma regolamentare, cioè del regolamento edilizio comunale, cioè una norma secondaria? Assolutamente sì, in questo caso. Ma non posso comunque andare a derogare le norme nazionali, cioè comunque sia, avendo rispettato l'altezza minima di 2,70, la deroga si può applicare. Ripeto, posso derogare a misura regolamentare secondaria, ma non posso certo andare a intaccare quelle che sono le norme superiori e soprattutto quelle di natura igienico e sanitaria. Ecco, quelle veramente non si possono toccare. Scendiamo ancora più nel dettaglio. È molto importante fare riferimento a una sentenza di Corte Costituzionale del 1996 e appunto riguardava proprio queste fattispecie. Vale a dire che la deroga si possa applicare solo alle norme regolamentari locali del comune preposte al rilascio, senza però derogare quelle di grado superiore previste dalle norme sovraordinate
o comunque dalle leggi. Ecco, cosa diceva questa importante sentenza? Diceva che la deroga infatti non può riguardare requisiti da queste disposizioni e pertanto escludeva meccanismo automatico assoluto nel rilascio dell'abitabilità, anche nella forma poi successiva del DPR 425-94. Ad esempio, il comune deve verificare che al momento del rilascio dell'abitabilità siano osservate non solo le disposizioni del testo unico sulle leggi sanitarie, ma anche quelle previste da altre disposizioni in materia di abitabilità e servizi essenziali relativi, anche la rispettiva normativa tecnica, quelle strutturali intendo, quelle antisismiche e così via, anche sul risparmio energetico, sull'abbattimento delle barriere architettoniche. Un po' per dire, il rilascio da parte del comune dell'abitabilità o dell'agibilità, vale il solito discorso, automatica in deroga, non può superare quindi i limiti e requisiti minimi previsti dalle norme, anche se sono sopravvenute dopo la realizzazione dell'abuso, cioè veramente anche per abusi datati, perché magari la domanda di condono è stata sì presentata nell'85, l'opera abusiva è stata fatta, sparo, nel 64, ecco, a oggi, se questo condono non è stato chiuso, ahimè, bisogna misurarsi con tutte queste normative che sono arrivate dopo. Ecco, chi dice tutte queste cose, soprattutto la giurisprudenza, cosa ne pensa di questo meccanismo e di questo orientamento? Diciamo che l'orientamento è rimasto fermo e consolidato, ad esempio Consiglio di Stato 1056 del 2017, e anche questo statuisce che nel condono edilizio il rilascio dell'abitabilità agibilità in deroga possa avvenire soltanto se in deroga alle norme di tipo secondario e oppure regolamentare, ma non anche in deroga alle disposizioni normative di fonte primaria e di legge. E infatti, dove si va a cascare? Si va a cascare sul tanto ben amato decreto del 75, no? Il famoso decreto ministeriale 5 luglio 75, che è quello che riguarda gli aspetti igienico-sanitari. Tanto per capirsi, quello che ha istituito l'altezza minima degli appartamenti di 2,70, quello dei famosi rapporti aeroilluminanti con un ottavo, no? Insomma, è una norma, qui siamo veramente all'ABC della professione ed è un aspetto fondamentale, perché senza il rispetto di questi requisiti, nuovi interventi possono essere, come dire, dichiarati anche nulli, inefficaci, veramente. E anche nel momento in cui si sia ottenuta un'abitabilità o un'agibilità magari attestata da un professionista, in questo caso c'è il rischio che ci si possa tornare sopra. Mi spiego meglio, perché questo è un altro aspetto molto importante che voglio approfondire. Vi faccio un riferimento a un TAR Toscana 857-2019. Cosa era successo in questo caso? Anche qui, un fondo in un fabbricato che aveva un'altezza interna di 2,18-2,19. Ora, oggettivamente è un'altezza molto bassa. È successo in Toscana, ripeto. C'era stato un cambio di destinazione aperto con una pratica di condono che viene rilasciata con la relativa sanatoria, e quindi questo fondo era urbanisticamente diventato un appartamento senza alcun problema. Ovviamente l'appartamento era sprovvisto di abitabilità e che ovviamente oggi devo dire agibilità. Questo è avvenuto addirittura attorno al 2010, ok? Quindi sono fatti molto recenti, non è che si sta parlando della preistoria. Il comune in quel caso non aveva rilasciato in automatico l'abitabilità. In Toscana vi posso garantire e testimoniare che molti comuni hanno smesso di dare l'abitabilità in automatico per le domande di condono che sono giunte a buon fine. Cosa era successo in questo caso? Un tecnico professionista, lo stesso che aveva chiuso il condono, aveva attestato l'abitabilità. Come ring in the new year in Denver. Celebrate with parties, champagne toasts, live music, and dazzling fireworks. Plan your celebration and find great hotel packages at milehighholidays.com/NYE. Cioè l'agibilità ai giorni nostri, dichiarando che c'erano il rispetto di tutti i requisiti igienico-sanitari, barriere architettoniche, strutturali, antisismica, insomma tutto quello che normalmente serve per attestare le condizioni di abitabilità e agibilità. Ripeto, ora spesso mi sentite interscambiare le parole, ma perché voglio che sia comprensibile anche ai non addetti ai lavori. Lo ripeto, non si può più parlare di certificato di abitabilità dal 2017, si deve rilasciare con segnalazione certificata la
agibilità che assolve anche allo stesso modo per ciò che valeva per l'abitabilità, cioè gli appartamenti residenziali. Ritornando al caso, dopo poco tempo viene annullata questa segnalazione certificata o attestazione dir si voglia, e a questo annullamento fatto apposta dal comune i proprietari fanno opposizione al TAR, ma il TAR conferma la linea che il comune, anche a distanza di anni, a distanza di tempo, può annullare un provvedimento che è inefficace. Il risultato qual è stato? È che urbanisticamente l'immobile era conforme, ripeto, urbanisticamente c'era una concessione a sanatoria rilasciata, ma purtroppo l'immobile non è abitabile perché non può ottenere ed è sprovvisto appunto di questa agibilità. Sì, è una situazione un po' grottesca, un po' kafkiana, perché da una parte l'immobile urbanisticamente è stato regolarizzato, ma ahimè non può essere utilizzato. Come uscirne da questa situazione? Francamente non ne ho idea. Bisogna ritornare a una situazione che urbanisticamente sia conforme, utilizzabile e compatibile, quindi mi viene a mente un'autorimessa, un deposito, una cantina, in modo tale da poter ottenere l'abitabilità barra agibilità. E quindi si è ottenuto un condono inutile? Esatto, sì, avete capito benissimo. Ripeto, è una di quelle situazioni veramente del cacchio, perché purtroppo è difficile spiegare a un cliente, alla signora Marcella, che ha ottenuto il condono, per cui in teoria la sua aspettativa è che sia tutto a posto, e invece tutto a posto non è. Mi spiego meglio: molto spesso le domande di condono straordinario riguardavano situazioni che comunque non sono sanabili in altre ipotesi o comunque con altri procedimenti di regolarizzazione, cioè la sanatoria edilizia. Come affrontare allora tutta questa situazione? Come prevenire i rischi da queste situazioni? Bisogna fare una verifica dei requisiti di abitabilità, agibilità, in maniera preliminare al rilascio del condono. Cioè, se vi imbattete in una domanda di condono che magari è anche risalente, no, dell'85, dovete vedere se urbanisticamente la situazione, la configurazione dell'immobile e i relativi abusi può ottenere a oggi l'abitabilità, oppure in che misura è possibile ottenere la deroga. Naturalmente, se è possibile effettuare anche degli adeguamenti, ma sulla questione degli adeguamenti in corso di sanatoria condono è un tasto un po' delicato, si rischia veramente di doversi dilungare moltissimo in un podcast, e magari lo faremo, non è che lo escludo questa sfida. Tuttavia c'è il rischio appunto di doversi imbattere in un condono incompleto, magari gli elaborati non ci sono documentazioni, o quella che c'è è insufficiente, quindi di dover integrare e completare un condono. Ma è bene porsi l'interrogativo se oggettivamente comunque ricorrono tutti i requisiti per poter arrivare a ottenere l'abitabilità o l'agibilità. E ripeto, se c'è qualche comune che ancora ha deciso di rilasciare l'abitabilità in deroga ai sensi di quell'articolo tuttora vigente, occorre comunque accettarsi che ci siano davvero tutti i requisiti, perché si potrebbe arrivare anche alle situazioni veramente quelle ultragalattiche, cioè che il comune ti ha dato sì l'abitabilità in deroga, ma che magari in un futuro neanche tanto lontano ci ripensa con un bel annullamento in autotutela. Può farlo? Certo che sì. Magari poi si va a ragionare di eventuali danni, si va a ragionare anche di verificare chi ha sbagliato cosa e perché, ma se fate attenzione ai fatti di cronaca non è poi tanto difficile imbattersi in situazioni in cui effettivamente il comune aveva dato certificazione di abitabilità e agibilità a costruzioni, a immobili che magari forse era meglio se evitava. Arriviamo però anche a un altro ragionamento da fare insieme. Secondo voi un comune dovrebbe negare il condono in assenza di requisiti igienico-sanitari, visto che è considerato che si potrebbe arrivare addirittura a situazioni come abbiamo detto prima, cioè immobili che urbanisticamente sono sanati, regolarizzati, ma che non possono essere utilizzati a causa dell'impossibilità di ottenere o di dotare di agibilità, abitabilità in deroga, proprio perché la deroga può incidere solo sugli aspetti di secondo grado, cioè quelli regolamentari relativi al comune, ma non nei confronti delle norme di grado superiore, alle norme appunto di rango primario. In questo caso sarebbe opportuno e consigliato anche da parte del comune di verificare questi requisiti, se ci sono oppure no, anche per evitare tutto questo dispendio di energie da parte della pubblica amministrazione, proprio per evitare di trovarsi nella situazione di condonare e dichiarare urbanisticamente conforme sotto il profilo edilizio, ma impossibilitato a essere utilizzato, perché in quanto privo di abitabilità che quest'ultima sia mai ottenibile proprio per la carenza dei requisiti. C'è stato un caso, ad esempio, mi piace citare quello del TAR Campania 1418-2014, in cui la carenza anche di un solo requisito igienico-sanitario, come l'altezza interna minima dei locali, quella famosa che abbiamo detto prima del decreto 75, è una condizione sufficiente per negare, per bocciare la domanda di condono. Tutto questo
questo perché e per come? Per ottimizzare l'efficacia amministrativa pubblica, anche per evitare di dover rilasciare un condono, una sanatoria su un immobile che comunque non può essere utilizzato o abitato perché non può ottenere il relativo certificato o la relativa attestazione nonché segnalazione certificata, e dover dirottare la destinazione d'uso verso un'altra che invece con quelle caratteristiche può arrivare a ottenere un'abitabilità, un'agibilità a dirsi voglia, e quindi di far disperdere inutilmente energie alla pubblica amministrazione e anche da parte del committente proprietario, e quindi disperdere un sacco di energia da parte di entrambi e soprattutto un sacco di soldi per pratiche edilizie, professionisti, sanzioni, oneri, insomma non si sta parlando di bruscolini, si fa la svelta a fare grandi cifre in questi settori. Ed ecco perché mi viene anche da diffondere un altro consiglio: attenzione quando trovate appartamenti che sono stati ricavati in locali che abbiano configurazioni un po', come dire, sospette e discutibili, ad esempio cantine, seminterrati, sottotetti, perché ancorché abbiano ottenuto la concessione edilizia sanatoria e magari c'hanno tutta una serie di condizioni, tuttavia da un punto di vista formale non possano ottenere o essere dotati di abitabilità in deroga o agibilità in deroga. Tutto questo discorso vale anche per gli immobili non residenziali. Il Consiglio di Stato ha dichiarato che le disposizioni del decreto 75 sono inderogabili anche in sede di rilascio del certificato di abitabilità a seguito del condono. In più, le opere abusive per essere regolarizzate devono risultare tali da permettere l'uso in relazione alla funzione a cui sono destinate e quindi contenere tutti gli elementi essenziali alla loro destinazione d'uso. È un po' come dire, puoi condonare ma a condizione che tu possa veramente arrivare in fondo in maniera efficiente e efficace a dotare l'immobile oggetto di abusi e di illeciti della regolare abilitazione di abitabilità e agibilità. Certamente per esperienza personale il pensiero va subito a queste tipologie immobiliari che abbiamo detto prima, nelle zone soprattutto ad alta vocazione turistica o a zone dove ci sono stati e ci sono ancora fenomeni di alta tensione abitativa, quelle in cui la domanda di certe tipologie, di certi alloggi è molto alta, e allora si cerca di ricavarle da qualunque situazione, anche quelle veramente più off limit. Molto bene, prima di salutarci volevo chiederti di condividere questo podcast con amici e professionisti in modo tale da poterli aiutare a orientarsi in questo settore molto molto difficile, che è appunto quello dell'immobiliare e dell'urbanistica. Se ti iscrivi ai miei canali podcast, al mio blog, al mio canale YouTube, riceverai le notifiche di quando farò nuovi contenuti. Infine sappi che è uscito il mio nuovo libro Ante 67, che puoi comprare su Amazon e nelle migliori librerie. Con questo saluto è davvero tutto e ci diamo appuntamento alla prossima puntata podcast. Ciao da Carlo! All aboard for your chance to win $1,000 every week until December 28th. That's right, $1,000 cash just in time for the holidays. To hop on board, just head to churchillmortgage.com and punch your ticket to the Churchill Express giveaway. Visit churchillmortgage.com for your chance to win big. This is a paid advertisement. NMLS ID 1591. NMLS ConsumerAccess.org. Equal Housing Lender. 1749 Mallory Lane, Suite 100, Brentwood, Tennessee 37027.